piacere quindi che sosteniamo l'iniziativa prestando di buon grado il nostro teatro per le 8 serate. Un evento anche piuttosto impegnativo dal punto di vista dell'organizzazione e anche degli spazi. Io manifesto la mia insipienza dal punto di vista tecnico, non sono proprio un seguace di queste trasmissioni televisive che hanno animato per queste cose, però rilevo invece la bontà dell'iniziativa quando iniziative di carattere nazionale, dal punto di vista mediatico, vengono poi trasferite sul territorio e consentono in qualche modo ai valmorbidesi di potersi esprimere. Con un certo orgoglio di valmorbidesi, tutti quanti ci riconosciamo nella cantante Annalisa, che quindi che ha avuto il suo successo, ma lei la Sapragna e altre persone. Siamo partiti da Ballere, per 4 anni ci siamo spostati a Carcere, la bocciofila di Carcere. Quest'anno abbiamo voluto dare un taglio diverso al concorso, alla kermesse, l'abbiamo voluto portare appunto ad Aero Montenotte, ma soprattutto a Teatro Palazzo di Città, che ci sembra il luogo adatto per una manifestazione del genere. Quindi questa è la grossa novità della quinta edizione, che cambia totalmente le caratteristiche del nostro concorso. Come diceva il vice sindaco, ci saranno come finali 8 serate, quindi teniamo questo numero. 7 saranno a Palazzo di Città, qui la finalissima invece sarà in Piazza della Vittoria, 23 di maggio. Si parte col 14 di febbraio, la prima, purtroppo San Valentino, nonché finale di Sanremo, nonché sì, lo so, tutti gli anni cerchiamo di evitare Sanremo e tutti gli anni lo prendiamo in pieno. Quest'anno cambia tra settimane. Sì, organizzano un po' sì, quando sì, sì. Ecco, secondo me, sicuro. Guardano i dati, non fatto. Sono loro che riguardano, sì, per favore. Lo fanno. Quindi sabato prossimo partiamo con la prima e ci sono come sempre 24 concorrenti, 12 di canto e 12 di ballo. Altra piccola novità che riguarda più che altro il discorso tecnico dell'organizzazione, quest'anno abbiamo aggiunto 4 riserve sia per il ballo sia per il canto, una per categoria. Rimangono 4 le categorie, capitanate ognuno da parte da un giudice, come X Factor, a differenza di loro per noi abbiamo per il ballo. Ogni 2 settimane c'è il concorso. Quindi rispettiamo questa cadenza di 15 giorni, fatta eccezione, come vedete sul foglio, tra il 28 marzo e il 4 aprile, cioè a distanza di una sola settimana, perché per un problema tecnico abbiamo dovuto spostare, anticipare la data dell'11 al 4 di aprile. Per il resto sono a cadenza di settimana. Altra novità grossa, ci siamo evoluti, grazie a Dio, con la tecnica di votazione, ovvero non avremo più i bigliettini cartacei, ma quest'anno abbiamo creato, anzi un ragazzo l'ha fatto per noi, lo ringraziamo, Fabrizio Bierpoli, parleremo in serata, ha creato un'applicazione apposta mediante la quale si può votare con gli sms telefonici, quindi ci avviciniamo un po' al televoto televisivo. Abbiamo la gara delle vecchie glorie. Abbiamo pensato che siccome è la quinta edizione sia il caso di portare anche i cantanti delle altre edizioni ad esibirsi e confrontarsi tra di loro. L'abbiamo già fatto in realtà in alcuni eventi singoli estivi, per esempio a Millesimo o in altri luoghi in cui si sfidavano alcuni partecipanti delle prime 4 edizioni, però qui abbiamo proprio iniziato a prendere al completo, abbiamo rifatto i provini per le 20 glorie di canto, perché di ballo non abbiamo ancora un numero adatto, dato che è partito dopo il ballo. E quindi ogni sera ci saranno divisi in 6 gruppi grossi, 3 persone si sfideranno per sera, uno di loro passerà e andrà a sfidarsi con le altre in semifinale e poi l'eventuale finale del 23 maggio. Altro punto importante da toccare è che il 23 maggio, sempre parlando della finale, oltre a voler rendere un evento, vorremmo portare un ospite grosso di livello nazionale. L'abbiamo già fatto anche gli altri anni, però quest'anno parliamo di un nome un po' più eccesso, ecco, perlomeno qualcuno di più conosciuto, anche se Zipa, va bene, sia, è di Savoia, un po', però si è fatto conoscere anche il panorama di Sanremo, quindi nazionale. Quest'anno andremo a cercare qualcuno, tra poco comunque abbiamo il contatto, tra pochi giorni dovremo avere la conferma e poi diremo tutto. Quest'anno la giuria di canto è cambiata di 2 elementi, quindi confermo il primo a fianco Ricky Morielli, che è il giudice più longevo di Woody Factor. Abbiamo la presente anche Marta Venero, che è un'altra conferma.
e invece abbiamo inserito, abbiamo aggiunto alla nostra giuria un altro autore, che è quello, il barbuto e lo Spoviglia, cioè, questa alterà una mano e aggiungerà il barbuto. Lui aggiungerà l'esperienza alla giuria. Quest'anno abbiamo aggiunto una persona l'esperienza per il canto e per il ballo. Ce l'avete notato che negli altri anni tutti uno staff giovane è rimasto tale, non che loro siano vecchi, anzi sono giovanissimi, però Enrica si è già offesa. No, però abbiamo aggiunto una persona con dell'esperienza nel campo e anche per il ballo. Quindi Eros Spoviglia, il terzo nome di canto, e il quarto nome è Stefania Niceforo, che era una cantante dell'anno scorso, invece lei è molto giovane, ha 19 anni e viene introdotta nel nostro concorso. Invece per il ballo confermiamo tre elementi che sono Francesca Varaldo, Micaela Montenotte, poi abbiamo Alessandro Pizzalis di Savona, Lorenza Cambioli, l'unità piemontese, e infine la novità è appunto Stefania Angaria, detta Isha perché si fa chiamare con questo pseudonimo, che sarà il giudice, il quarto giudice di ballo. Anche quest'anno avremo serate tematiche. Già partiamo con la prima, che è una serata italiana cairese, abbiamo definita così, l'anno scorso abbiamo fatto la carcarese italiana, quest'anno italiana cairese. Quindi i pezzi dei cantanti di Ballerini dovranno essere esclusivamente italiani e tutti si dovranno colorare, vestire di giallo-blu, questo per la prima serata. Altra notizia importante che mira a coinvolgere i bar e i ristoranti di Cairo Montenotte, non solo per la finale ma anche nelle serate precedenti, è una Peri Factor, abbiamo chiamato così. Quest'anno, prima di ogni serata, si potrà andare a mangiare e a bere in un locale diverso per serata. Si parte con caffè teatro e la pericena è sempre, sempre a tema con la serata. Quindi in prima serata italiana, infatti, il caffè teatro propone una pasta tricolore più un drink. I premi sono rimasti a vincere il cantario quale gli anni scorsi, quindi oltre al premio della critica, che poi verrà definito tra i semifinalisti di canto e di ballo, e le classiche coppe, più trofei, abbiamo per il terzo posto del valore di 100 euro un orologio per il ballo e per il canto fornito dalla gioielleria Scarabeo Dolly di Carpi nel centro commerciale. Per il secondo posto un biglietto del valore di 200 euro spendibile su Ticket One, e per il primo posto confermiamo la crociera per le due persone con l'aiuto di Ciao Mondo dall'agenzia di Millesimo. Infine, ultima notizia, primo ospite della serata, della prima serata, Diego Malfatto di Fandango, e probabilmente ci saranno anche i vincitori della passata edizione di ballo. Quest'anno abbiamo dovuto introdurre un biglietto di entrata, quindi questo è un cambiamento rispetto agli altri anni. Purtroppo non arriviamo se no a coprirci le spese del nostro concorso, che voleva continuare ad essere gratuito, però non ne possiamo fare a meno, quindi il biglietto sarà del costo di 5 euro, è il minimo che potremo ammettere, tranne per i bambini sotto i 12 anni, per cui è gratuito. Lascio la parola a Ricky, che parlerà, adesso dice lui, però parlerà più che altro magari del discorso più tecnico riguardante i provinanti che si sono presentati. Ho avuto la possibilità quest'anno di avere molti, molti provinanti, e tra questi ritengo che abbiamo fatto un ottimo lavoro nella selezione e cercheremo quest'anno di proporre un livello abbastanza alto. Negli anni passati abbiamo avuto la possibilità, non ultimo anche l'anno scorso, di poter avere a che fare, conoscere delle, oltre che delle voci, anche delle persone, delle personalità eclettiche che ci consentissero di mettere in atto magari quello che può essere un piccolo progetto, perché comunque un concorso a sé, come diverso dagli altri concorsi canori che si trovano in giro, che magari durano solamente una sera, il classico concorso nella voce più bella, magari durano serate. Questo è un contest che dura diverse serate, si snode, quindi dà la possibilità sia ai giudici sia ai telefoni di poter installare ancora una porta che va al di là dell'aspetto artistico in sé. E la novità anche di quest'anno, che mi permetto di aggiungere, è quella della divisione delle categorie per colori, che è stata un'ottima pensata per evitare che il livello si abbassasse ulteriormente, perché ovviamente non sappiamo in che fascia d'età si presentano i provinanti, quindi abbiamo cercato di da un lato salvare il livello artistico e dall'altro lato avere la possibilità di dare veramente spazio a chi se lo meritava. Quindi c'erano quattro categorie: verde, io sono il capitano tra virgolette della squadra verde, c'è Eros che è della squadra nera, sono moderato, Stefanina la bianca e Marta della squadra rossa.
tra i concorrenti di quest'anno, ad esempio, Elisa Geraudo, durante la settimana di Sanremo canterà a Sanremo Città dei Fiori, che non è il festival di Sanremo, ma no, comunque una manifestazione parallela, e che significa che il livello dei nostri concorrenti è molto alto. Io, come dicevo giustamente, il BBC non ho mai seguito quelle che siano le trasmissioni televisive, i format. Qua invece abbiamo l'assoluta libertà come giudici di provinare e decidere quelle che secondo noi sono le persone che maggiormente abbiano le potenzialità, al di là di quello che possa essere il discorso quello porta l'amico, piuttosto che c'è solo una decisione, per me, per quanto mi riguarda, credo sicuramente anche per gli altri colleghi, una scelta tecnica ed emozionale. Due parole brevissime, io sono appunto un pochettino più vecchio degli altri e ai miei tempi non c'era, quando ero un ragazzo, l'opportunità di queste tipologie di manifestazioni. Cantare o ballare, comunque tutte quelle che sono le manifestazioni artistiche, è una necessità. E il fatto che ci sia data l'opportunità alle persone di esprimere se stessi attraverso queste tipologie di concorsi è una cosa molto importante, perché io ho accettato di fare questa cosa che mi è stata proposta proprio perché volevo provare a trasmettere quelle che sono state le mie esperienze in campo del canto piuttosto che di altre cose. I ragazzi, infatti, io anche sono tutti più giovani di me, ovviamente, anche una ragazzina di 12 anni, mi fa piacere poter seguire il fatto che loro abbiano voglia di farlo, che si vogliono buttare in questa tipologia di esperienza, trasmettere qualcosa che possa essere un'idea. E io ho cantato l'anno scorso al Palazzo di Città per tantissime persone, è una prima volta avere l'opportunità di cantare in un teatro con questa tipologia di acustica, con dei professionisti dietro che seguono quella che sia la tua esibizione, con dei fonici, e quindi anche per loro, tanti hanno già fatto altri concorsi, per altri invece che magari hanno un pochino meno di esperienza, non è detto che non abbiano da trasferire, è una bella opportunità partecipare a questa cosa.